custodire e valorizzare gli atti e i documenti che riguardano il governo della Chiesa universale, offrendo un servizio al Romano Pontefice e alla Santa Chiesa, così come agli studiosi, senza distinzione di paese o religione. È la missione dell'Archivio Apostolico Vaticano, nato per iniziativa di Paolo V nel 1612. A partire dalla metà del Seicento si diffuse il titolo Archivio Segreto Vaticano, a sottolineare la particolare natura di questo complesso documentario, costituito dalla concentrazione in un solo luogo di diversi archivi prodotti da altrettanti uffici curiali. L'aggettivo latino secretum, da secernere, separare, qualificava l'archivio come separato dagli altri e riservato all'uso del pontefice e dei funzionari da lui nominati. Tale denominazione ha accompagnato l'istituzione fino al 22 ottobre 2019, quando Papa Francesco, con la lettera apostolica in forma di motu proprio l'esperienza storica, ha ripristinato il nome antico. Il patrimonio dell'Archivio Apostolico Vaticano copre un arco cronologico di circa 12 secoli, tra l'VIII e il XX. Si tratta di oltre 600 fondi archivistici, estesi per 85 chilometri lineari di scaffalature, collocate, fra l'altro, nel cosiddetto bunker, un locale su due piani ricavato nel sottosuolo del cortile della Pigna dei Musei Vaticani. Da quando Leone XIII nel 1881 ne aprì le porte agli studiosi, l'archivio è divenuto un centro di ricerche storiche fra i più importanti e celebri al mondo. Secondo una prassi instauratasi a partire dal 1924, il Papa concede il libero accesso ai documenti per pontificati. Attualmente il limite cronologico per la consultazione è posto all'ottobre 1958, anche se non sono mancate deroghe a questa consuetudine, con uno spirito di apertura e servizio alla verità storica. All'archivio fa poi capo la Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, già Scuola Speciale di Paleografia e Critica Applicata, voluta nel 1884 da Leone XIII, per offrire soprattutto al giovane clero un valido strumento di formazione all'esercizio della critica storica, a partire dalla comprensione e dalla valorizzazione dei documenti. Al proprio interno, questa prestigiosa istituzione ha inoltre un laboratorio di conservazione, restauro e legatoria, un laboratorio di restauro e conservazione dei sigilli e un laboratorio fotografico e di riproduzione digitale.